tutti e bentornati sul mio canale. Oggi vorrei parlarvi di una novità firmata Wycon che continua a sfornare prodottini interessanti. Era solo venerdì pomeriggio, quindi l'8 maggio, quando ho scoperto del tutto casualmente che sul sito internet erano disponibili i nuovi X-Matte Lip Jabby e che sono in buona sostanza dei matitoni rossetto che promettono elevata tenuta, massima coprenza e finish extra matte, e sono venduti ad un prezzo di 6,90 euro. Questi colori disponibili sono 10 di questo nuovo prodotto, e abbiamo praticamente, si parte dal nude a finire al vinaccia, per cui abbiamo, diciamo, tutte le colorazioni dalle più neutre alle più intense, e contengono olio di rosa moscheta, noto per le sue qualità lenitive ed idratanti, per cui dovrebbero essere anche confortevoli sulle labbra. Ovviamente nello scegliere i colori mi sono concentrato un attimino, perché sappiamo benissimo che spesso i colori dei prodotti labbra Wycon sembrano messi un po', diciamo, a caso, per cui ho evitato il prugna in quanto sembrava quasi un nero dall'anteprima, ho evitato il rosa antico perché al contrario sembrava troppo chiaro, e ho cercato, diciamo, di scegliere per ricevere qualcosa che fosse almeno, diciamo, portabile, per cui ho optato per il rosa ciclamino, il corallo e il fragola, che adesso, diciamo, vi mostro con più attenzione. Ho detto qualcosa pure io a caso così. Allora, ovviamente nel momento in cui cominceranno a circolare su internet video e swatches sul prodotto, acquisterò sicuramente delle altre colorazioni, sicuramente ci saranno dei colori più belli e più interessanti di questi, però in questo momento mi interessava farvi vedere e vedere anch'io il prodotto e le sue qualità. Comunque, l'esterno del packaging è questo cartoncino nero, molto, diciamo, semplice ma anche molto professional, nero molto semplice opaco con le scritte, diciamo, in bianco. Lo stick invece del matitone è questo, anche qui molto semplice, come tanti altri matitoni, ha, diciamo, il tappo nero, la parte, diciamo, di sotto girevole, quindi per far uscire la mina rossetto, e devo dire che sicuramente il colore, almeno esterno del matitone, corrisponde al nome del prodotto. Infatti anche io, che sono ciecata, riesco a distinguere il corallo, il rosa ciclamino e il fragola. Diciamo che già dallo swatch, appena li sono arrivati qualche ora fa, ho, diciamo, notato che il colore sicuramente è pieno e intenso già con una passata, e applicandolo, questo che ho addosso è addosso, però ma odio quando dico addosso, comunque, che ho sulle labbra, è quindi il numero 05 corallo, che come vedete è proprio carino come corallo. Devo dire che come punto di colore mi è piaciuto particolarmente, perché mi aspettavo in realtà un colore molto più aranciato, invece un corallo soft, è un corallo rosato, è molto bello, è molto portato. È molto portabile, quindi spero che riuscite a vederlo bene. Quindi il numero 05 corallo. Comunque, per massima tranquillità, vi mostro anche il colore nel suo stick. Ovviamente in questa fase non parleremo di durata del prodotto, perché ovviamente l'ho appena steso, quindi sarebbe, vi direi, soltanto fesserie, però sicuramente è abbastanza cremoso, sicuramente la stesura è molto semplice e il prodotto è sicuramente corposo e coprente. E visto che sono soltanto 3, anche in questo caso riesco a, diciamo, farvi vedere tutti entrambi, sono 3, io ve ne faccio vedere entrambi, vi faccio vedere gli swatches sulle labbra. Quindi questo era, comunque, per ultima, diciamo, visione, il numero 05 corallo, ed ecco il colore 06 fragola sulle labbra. È bellissimo, ragazze, lasciate quello che state facendo e andate in un punto vendita Wycon, ordinate online il color fragola, è veramente stupendo. Devo dire che già il corallo mi era piaciuto, ma questo colore è strepitoso. Oltretutto mi sembra anche migliore la formula, più cremosa, più uniforme. Io mi avvicino così magari riuscite a valutarlo meglio, se sto zitta un attimo è meglio. Fantastico, veramente bello, numero 06 fragola. E della serie Wycon non si smentisce mai con i colori, ecco a voi il fantastico
rosa ciclamino, che tutto è tranne che un rosa ciclamino, è sicuramente un nude rosato, è sicuramente un bel colore, perciò anche se non è ciclamino, noi ci accontentiamo lo stesso. Comunque, a parte la battuta, la texture invece mi sembra un po' più secca rispetto agli altri due colori, quindi mi sa che questo è uno di quei prodotti, diciamo, come capita spesso, che diciamo, funziona meglio con le tonalità, diciamo, più intense, più scure rispetto a quelle più chiare. Comunque, sicuramente ci aggiorneremo presto con questo prodotto, con altri colori. Per il momento io spero di esservi stata utile. Vi invito ad iscrivervi al canale se non volete perdere i prossimi video e ci vediamo alla prossima.